20 candeline quest'anno. Sì, sono pienamente soddisfatta di questo appuntamento raggiunto, questo compleanno del 20° anno, concerti Estate Villa Guariglia in tour, quindi musica di qualità e soprattutto sinergie con le varie forze del territorio, non solo del territorio salernitano, ma ci allarghiamo anche a Cava dei Tirreni, dove saremo presenti con 5 concerti e a Baronissi con altri 2 concerti. L'area archeologica di Fratte, che viene valorizzata proprio per renderla fruibile non solo ai residenti salernitani, ma anche ai turisti, quindi per offrire loro un'offerta culturale in più. Quindi in termini di incoming, i concerti è anche un attrattore turistico, ma è anche un luogo di incontro tra le forze positive del territorio. Quindi Associazione Porto delle Nebbie, con la presentazione di libri, l'Associazione Marco Amendolara con presentazioni di poeti, quindi dialoghi culturali molto importanti, il concerto della vincitrice del premio Napolitano 2016, quindi un'altra realtà positiva, viene la russa Anna Bulkina, nomi grossi del jazz, quindi con Danilo Rea, Dario De Ida, Medeo Ariano, la tromba di Flavio Boltro, quindi i trombonisti italiani che ritornano dopo 20 anni, le trombe più importanti d'Italia e la collaborazione con il liceo Alfano Prinum, quindi il liceo coreutico e musicale, presenterà un bellissimo balletto, quindi ritorna la danza al nostro festival e chiaramente la grande partecipazione del Conservatorio Giuseppe Martucci, l'ente musicale più importante, quindi collaborazione tra enti e tra privati. Primo appuntamento? Primo appuntamento il 15 sabato luglio alle ore l'anteprima con il preludio Noir ore 19, presentazione appunto di libri e alle 21 il quartetto Bowling in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Martucci, un quartetto molto particolare perché è un mix tra classica e jazz, quindi swing e musica classica, tutto basato su Bowling.